tutti, siamo Elisa e Enrico e da Torino a novembre abbiamo preso un volo in direzione Palermo. Atterrati all'aeroporto Falcone Borsellino, siamo scesi alla stazione interna e abbiamo preso un treno per Palermo Centrale. Presi dalla fame, andiamo subito al mercato di Ballarò in cerca di cibo che di certo non manca e incontriamo pure un VIP siciliano. Uno degli youtuber più famosi della Sicilia. A gratis! A gratis! Davvero, grazie! Poi vediamo la chiesa del Carmine Maggiore e la street art dietro al mercato, per poi imbatterci nella chiesa di San Francesco Saverio. Con lo stesso biglietto saliamo sul campanile panoramico e visitiamo la chiesa di Santa Maria dell'Itria. Lì vicino c'è anche la chiesa di San Giovanni degli Eremiti, patrimonio UNESCO. Subito dopo ci facciamo travolgere dalla bellezza di Palazzo Reale. E della Cappella Palatina. E nei Giardini Reali troviamo pure un ficus gigante. Dopo aver visto Porta Nuova, andiamo alla bellissima cattedrale, simbolo della città e luogo di sepoltura di Federico II. In pieno centro poi troviamo la Fontana Pretoria, i Quattro Canti e la chiesa di San Giuseppe dei Padri Teatini. Di nuovo affamati, andiamo a cercare un po' di cibo al mercato del Capo. Anche qui ce n'è in abbondanza. E proprio qui troviamo una delle chiese più belle di Palermo. E dopo alcune foto al Castello della Zisa, ci dirigiamo verso Piazza Castelnuovo per vedere il Teatro Politeama. Il più famoso però è il Teatro Massimo, che è anche il più grande d'Italia. Ci dirigiamo poi verso il mare e sulla strada ci imbattiamo nel Palazzo delle Poste e in alcuni monumenti. Ma sicuramente Castello a Mare è quello che ci sbalordisce di più. Passeggiamo poi lungo la cala dove troviamo il murales dedicato a Falcone e Borsellino e la Porta Felice. Si fa sera e dopo la bellissima chiesa di San Domenico ci immergiamo nella Vucciria, un altro mercato storico di Palermo. Con questa street art si conclude la prima parte del video su Palermo. Mi raccomando, mettete un like ed iscrivetevi al canale e attivate la campanella per supportarci e seguiteci anche sui social. E non perdetevi la prossima puntata che sarà dedicata al cibo. Ciao! Ciao!